Guattai a tutti, ciurma, e benvenuti da Giacchierina in questo nuovissimo episodio su Resident Evil 2. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 50 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa, ragazzi, sono riuscita finalmente a risolvere l'enigma degli spinotti a forma di pezzi degli scacchi. E appunto adesso di regola avremo la possibilità di andare a salvare Ada. Ma diversi di voi nei commenti dello scorso video mi hanno consigliato di aspettare a fare questo importante passo per andare a cercare, a trovare altre cose all'interno di quest'area. Ci dovrebbe essere addirittura un modo per tornare alla centrale di polizia, per cui meno male che me l'avete detto, ragazzi, perché sennò io mi sarei fiondata direttamente ovviamente a salvare Ada. Siamo quindi qui, mi avete consigliato di prendere appunto la chiave delle fogne che servirà ad aprire due porte, mi sembra che mi avete detto così, che dovrebbero essere chiuse a chiave. Probabilmente, ragazzi, si tratta di queste porte qua, perché se non sbaglio qui c'è quel ponte che si alzava e si abbassava se ci si mette lo spinotto a forma di torre, se non sbaglio, per cui probabilmente le porte sono queste qua. Infatti, se non sbaglio, qualcuno di voi mi ha pure parlato della stanza autoclave, e quindi penso, ragazzi, che oggi ci dedicheremo a queste cose. Poi mi avete consigliato di non buttare le piante, piuttosto di combinarle, appunto proprio per evitare di buttarle via. Quindi abbiamo con noi la chiave delle fogne, abbiamo con noi questa leva che probabilmente ci servirà, ragazzi, ad aprire un'altra delle grate. Dopodiché qualcuno di voi mi ha pure consigliato di portare con me questa chiavetta qua, perché probabilmente dovremo poter tornare, appunto, come avevamo detto, alla stanza, cioè alla stazione di polizia, non alla stanza. E ragazzi, non so se portare qualche altra cosa con me. Io mi porterei una granata, perché non si può mai sapere. Lo spray medico ce l'abbiamo, due piante blu ce le abbiamo, magari io ne metterei una qui e mi porterei una pianta verde nel dubbio. E non so se portarmi pure il rullino, perché appunto potendo tornare alla stazione di polizia magari avremo la possibilità di svilupparlo. Per cui, ragazzi, allora siamo qui, prendiamo il pezzo a forma di torre. Qual era? Questa dovrebbe essere la regina, se non sbaglio. No, anzi, dovrebbe essere proprio questo. Perfetto, ragazzi, allora penso sia l'unico pezzo che ci servirà. In effetti io non so se curarmi effettivamente. Magari sì, dai ragazzi, ne uso una e ne recupero un'altra qua dalla cassa. E so che probabilmente, ragazzi, non sto facendo un uso saggio di queste piante, però insomma passatemi la possibilità, essendo io una profana, ragazzi, di Resident Evil. Allora, devo un attimo raccapezzarmi e vedere come tornare. Qua ci sono delle munizioni, poi tra l'altro, e probabilmente questa è la grata che è chiusa, ragazzi. Quindi devo trovare un modo per passare da sotto, probabilmente, sì, e risalire dal canale inferiore, probabilmente, in qualche modo. Per cui se non posso passare di qua, devo trovare un modo per scendere. Per scendere, qua tra l'altro ci sono due stanze che non ho visitato, ma se non sbaglio probabilmente qui è la parte dove appunto si trova Ada attualmente. Per cui come diavolo faccio a tornare indietro? Non lo so, ragazzi, vabbè, un modo lo devo trovare ovviamente. Cioè, un modo per tornarci ci sarà, perché come ci sono arrivata, insomma, ci devo pur poter tornare, appunto. Ok, direi di provare a scendere di qua. Probabilmente questa è la risposta che sto cercando, almeno mi auguro. Oh, ok, adesso mi ricordavo bene, qua c'erano zombie, infatti. Ok, ragazzi, allora siamo nella zona del canale inferiore e devo tornare ben due piani sopra. Un modo ci dovrà pure essere. Per cui devo andare di qua. Io spero di non fare più brutti incontri, anche se appunto sti mostri, ragazzi, si annidano praticamente dappertutto. Probabilmente devo continuare dritto di qua. Io spero che questi affari non si sveglino più. Non so se poter prendere il montacarichi a questo punto. Non so se il montacarichi mi porterà fino a dove voglio. Probabilmente sì, proviamoci, ragazzi. Tanto qua avevo aperto. Ok, vediamo dove mi porta. Spero di non essermi sbagliata.
Ok, sì ragazzi, siamo dove volevo arrivare. Perfetto. Allora, facciamo attenzione perché se non sbaglio, infatti, se non sbaglio mi ricordavo benissimo, ragazzi, qua c'erano ospiti non desiderati. Ma vaffanculo. Accidenti. Ok. Allora, qua c'è il ponte. Io voglio un attimino però fare un salto qua nella sala dipendenti, che dovrebbe essere questa qua, almeno credo. Usiamo la chiave, ragazzi. Benissimo, benissimo. Ok, ci siamo. Vediamo un po' che cosa abbiamo qua. Cerchiamo di fare in fretta perché... Cos'è, un altro rullino? Ah, una polvere da sparo. Non so se portarla con me ad occuparmi. Qua possiamo aprire. Ah, qua ci deve essere qualcosa, ragazzi. Perfetto, un'apertura. Sembrerebbe essere un ascensore. Ma che diavolo? Ok, è tutto assolutamente incredibile. Perfetto, prendiamo i proiettili, ragazzi. I proiettili sicuramente ci servono più della polvere da sparo grezza. E questo ascensore. Io mi chiedo dove diavolo mi porterà. Probabilmente sarà un modo per tornare alla centrale di polizia. Può essere. Allora direi, ragazzi, prima di fare questo grosso passo, di mettere il pezzo qui, che poi ricordiamoci, ragazzi, devo assolutamente recuperare per andare a salvare Ada, perché è fondamentale. Ok, perfetto. Qua il nostro amico Striscia ci darà il tempo per aprire la porta. Eccola qua la chiave. Già non la vedevo, mi stava a piglia proprio male, ragazzi. Oh, e lasciami in pace. Allora, cosa abbiamo qua? Cos'è sta roba? Polvere da sparo, quella più raffinata. Solo questo? Solo questo, davvero, ragazzi? Polvere da sparo grande, caspiterina. Direi di prenderla. Ci permetterebbe di fabbricare, ragazzi, colpi per fucile, che effettivamente non ne abbiamo più. Per cui, allora, combiniamo queste due cose. Va benissimo così, sono contenta. E per cui la stanza dell'autoclave è a posto, è completata. Per cui adesso ripasseremo di qua, recupereremo il pezzo degli scacchi. E a questo punto, ragazzi, non so se andarlo a lasciare al suo posto, cioè oddio, al suo posto, e direi di andarlo a lasciare lì dove deve stare, e dopodiché torneremo, ragazzi, nella sala dipendenti per prendere quel benedetto ascensore. Ok, io non mi vorrei sbagliare sinceramente di strada. E amico, Fancolor, minchia che palle, oh, e non me lasciano in pace. Perfetto, eccoci qua. Allora, lasciamo qua. Ah, vabbè che a quanto pare non serviva più lasciarlo qua, perché la porta è rimasta aperta. Perfetto, vabbè allora, visto che vogliamo essere un po' pignoli, lo lasciamo comunque qua al suo posto, dai. Ecco fatto. Dopodiché, visto che siamo qua, ragazzi, possiamo lasciare questa chiave, anche se ovviamente possiamo anche disfarcene perché non ci servirà più a niente. E non so, io direi di sparare un colpo, ragazzi, così ci liberiamo uno slot. Ecco fatto, mettiamo questo al suo posto. Non so se portare qualche altra cosa con me, sinceramente. Nella centrale di polizia ovviamente ci sarà data la possibilità di accedere a qualche altra stanza di salvataggio. Io non so voi, ma avete detto, ragazzi, appunto, che avrei avuto la possibilità anche di aprire un'altra grata. Probabilmente ci posso arrivare qui dal canale superiore, per cui magari prima di prendere quell'ascensore proverò a fare un tentativo e a fare un altro giro. Vediamo se riesco in qualcosa. E mo' mi hai rotto le palle. Il punto, ragazzi, è che da qua non posso risalire al canale superiore, perché qua ovviamente è dove eravamo inizialmente scivolati. Per cui probabilmente dovrò trovare un'altra strada, magari da sopra. Sì, probabilmente sì, ragazzi. Allora, se io vado di qua e scendo di qua di regola, dovrei poter accedere qui. E se non sbaglio, è qui che c'è la grata che ci interessa. Per cui andiamo di qua, vediamo se... Oh mio Dio, oh mio Dio, cioè raga, mi dovete dare un po' di tregua, perché così non ce la posso fare,
Allora, io sinceramente, ragazzi, ok, dovrebbe essere la strada giusta, ma sinceramente adesso ho una paura matta che mi esca un altro di quei mostri orribili e velenosi, per cui direi di fare un po' di attenzione perché potrebbero sbucare, oh mio Dio, da qualsiasi parte. Ok, mettiamoli un attimo allora. Ah, non è... Non... Pieno di sti pezzi di merda, ragazzi. E mo' m'avete rotto tre quarti dei minchia, eh? La tipa che me strilla, oh. Allora, usiamo sta benedetta manopola. Oh, perfetto. Questo ci dà di regola la possibilità, ovviamente, di accorciare la strada. Almeno credo. Benissimo. Oh. Vabbè, smettila di urlare. Allora, la manopola, ragazzi, è ancora utilizzabile perché evidentemente c'è qualche altra cosa, qualche altra fessura in cui poterla inserire, ovviamente. Per cui, se ci siamo aperti sta strada, un motivo ci deve comunque essere. Benissimo, ragazzi. Allora, penso di aver fatto tutto quello che mi ero prefissata di fare, perlomeno per adesso. Probabilmente, ragazzi, mi sarò lasciata di sicuro qualcosa. Ok, ragazzi, devo tornare al montacarichi, che è quello che attualmente effettivamente mi interessa. E ancora tu, però. Fantastico. Infatti, fantastico. Stai un attimo lì, grazie. Ok, ci siamo, eccoci qua. Benissimo, torniamo di sopra. Ed eccoci qua nella stanza dipendenti. Prendiamo finalmente questo ascensore, ragazzi. Ripeto, meno male che me l'avete detto, perché appunto, conoscendomi, sicuramente. Ok, take armi speciali. Infatti, aspettate che mi devo un attimo orientare, ragazzi. E meno male che me l'avete detto, ragazzi, mi ripeto, perché probabilmente fosse stato per me e sarei andata direttamente a salvare Ada, magari mi sarei persa qualche altro oggetto utile. Per cui apriamo finalmente questa porta e ricolleghiamoci qua. Allora, vediamo un attimo. Qua ci serve... Ah, infatti ha forma, ragazzi, di stemma. Guardate un po' che roba. Incredibile, ma vero. Aspetta. Bisogna richiuderla, probabilmente, non so, posso chiuderla, richiudiamola perché così non ci entra e adesso dovremo poter inserirla, ragazzi. Ecco fatto, fantastico, wow, canna lunga, spettacolo, che spettacolo. Oh raga, ma che farei senza di voi, che cosa farei io senza di voi, no, ditemelo, ammazza che bestia, che ogni arma adesso mi occupa due slot, ragazzi, ma che spettacolo è. Questo io non so sinceramente se lo devo portare con me, ma a quanto pare ha compiuto finalmente tutte quante le sue funzioni. Quanto vi voglio bene, ragazzi, che cosa farei senza di voi. Io di questo direi di disfarmene, tanto non ci serve più. E quindi, allora, siamo tornati, incredibile ma vero, nella stazione di polizia, ragazzi. Non ci avrei creduto mai, manco io. Stanza segreta, sì, fessura manopola, aspettate, aspettate, sì, questo di regola ci dovrebbe appunto permettere di tornare nella stazione di polizia, se non ricordo male tutto questo. Ok, prendiamo questo ascensore che ci porterà su, spero. Su, certo, ma che meraviglia, signore e signori, eccoci qua, di ritorno, esattamente. Questo infatti, ragazzi, ci permetterà, incredibile ma vero, di riaprire la porta. Oh, sto a fare un discorso importante. Di riaprire la porta per rientrare nella stazione di polizia. Che spettacolo! Allora, nella stazione di polizia che cos'è che dovrei fare? Wow. Allora, visto che siamo qua, intanto salvo. Ma adesso che sto ricordando quello che mi avete detto nei commenti, comunque appunto tornare alla stazione di polizia sarà utile per sviluppare questo rullino. E se mi avete segnalato questa cosa è perché evidentemente è importante.
Per cui usiamo questa benedetta manopola. Wow! Ecco che si riapre l'accesso alla stazione di polizia. Finalmente anche la manopola, ragazzi, ha terminato i propri compiti, per cui direi di liberarcene, mettere questo qua. E perfetto, allora io a questo punto delle cose, oh merda, mi chiedo se ci seguirà ancora il nostro caro amico. Allora, la camera oscura è a questo piano, ragazzi, abbiamo la fortuna che appunto sia a questo piano, per cui non perdiamo tempo, passiamo di qua. Io come sempre, ragazzi, vi chiedo immensamente scusa se apro di continuo la mappa, ma purtroppo il mio senso dell'orientamento, come ben sapete, lascia altamente a desiderare. Per cui qua dovrebbe esserci la camera oscura, qui in fondo, eccoci qua, che meraviglia. Aspettate, spegniamo la luce perché suppongo che sia assolutamente fondamentale. Sviluppiamo questo rullino. Nascondigli. Che senso nascondigli? Oh my god! Allora aspetta, posso accedere a queste foto? Immagino proprio di sì. Eccole qua, nascondigli. Allora, questi di sicuro sono due oggetti che si trovano in questa stazione di polizia, di sicuro. Per cui sono tipo una scrivania e non so se un'altra scrivania o comunque un tavolino. Per cui ragioniamo un secondo, dove potrebbero trovarsi questi oggetti? Probabilmente negli uffici, penso che siano gli unici posti in cui poter trovare questi oggetti, o la biblioteca. Mi sa che mi toccherà farmi un giro di tutti questi benedetti uffici e vedere se trovo qualcosa di simile, ragazzi, per cui ci aggiorniamo non appena ho qualche novità. A few moments later. Ho controllato bene, ragazzi, l'ufficio alla ovest e non c'era assolutamente niente. Adesso controllerò per bene l'ufficio alla est. A few moments later. Ok, ragazzi, allora ho controllato anche l'ufficio alla est e non c'era assolutamente niente. Diamo uno sguardo anche qua alla sala conferenze perché... Oh mio Dio! Oh! Che fai lì, zio? Perché non si può mai sapere, in effetti. Allora, qua c'è una scrivania. Infatti... Oh, ah, eccolo qua, ragazzi, guardate un po', c'era uno stereo, se non sbaglio, nella foto, infatti, con dei bicchieri rovesciati, perfetto. Oh, combustibile assolutamente utile, perfetto, ragazzi. Allora, abbiamo trovato il primo dei due nascondigli, non mi resta che controllare delle altre camere. Allora, in questo piano penso che magari mi rimanga da controllare questa stanza, la stanza di osservazione, dopodiché andrò al piano di sopra, che purtroppo, ragazzi, è praticamente tutto non completato perché di sicuro ho lasciato appunto degli oggetti in giro. E qua penso che prima di tutto andrò a controllare l'ufficio, questo Stars, perché nella biblioteca non credo che ci siano delle vere e proprie scrivanie. A few moments later. Ok, ragazzi, ho dato uno sguardo pure nella biblioteca e non ho trovato niente di rilevante, per cui sto appunto per entrare all'interno dell'ufficio Stars. Eccoci qua. E qua è pieno di scrivanie, ragazzi, deve essere per forza una di queste. Ridiamo uno sguardo alla foto. C'è un telefono e dei libri, sembrerebbero. Per cui vediamo un pochettino. Qua non vedo telefoni, vedo soltanto computer. Qua dentro appunto non c'è assolutamente. Oh, eccolo qua, ragazzi. Ce l'ho fatta, oddio, che cosa ci sarà qui dentro? Scatola di legno, il mistero si infittisce, cacciatore di tesori, wow! Madonna, ma oggi è fantastico tutto questo. Allora, apriamola un po', apriamola un po', wow! Oh, una parte di modifica per la Lightning Hawk che permette di mirare con grande rapidità. Ma combiniamo il tutto questo. Che spettacolo, ragazzi, ma che spettacolo che è diventato tutto questo. Wow, 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 wow. Ok, benissimo. Allora, io, ragazzi, per pura curiosità mi sono riaffacciata qui appunto nel cassetto e sembrerebbe esserci un oggetto, infatti, wow,
Un altro rullino, ragazzi. Perfetto, allora direi di fiondarci a svilupparlo, visto che siamo qui. Ci vediamo non appena arrivo alla camera oscura. A few moments later. Sicuramente, ragazzi, voi starete pensando, visto che eri qui avresti potuto raccogliere molti più oggetti, e mi rendo assolutamente conto di questo. Però oggi purtroppo per registrare non ho moltissimo tempo a disposizione, per cui magari sarà una cosa che farò non appena avrò 2 minuti, prima di registrare ovviamente il prossimo video. A few moments later. Ok, eccoci qua, ragazzi. Siamo nella camera oscura. Sviluppiamo anche quest'altro rullino. Oh mio Dio, e chi è questa figa? Wow, recluta promettente. What the fuck? Ma che carina. Non so, ragazzi, cosa può significare una cosa del genere. Magari è un personaggio della serie di Resident Evil che io non conosco, cosa molto probabile. Per cui, allora, visto che abbiamo della polvere da sparo e qui abbiamo altra polvere da sparo, direi di combinare un po' di robe per ottenere un po' più di colpi. Ecco qua, perfetto, alla grandissima. Salviamo. Perfetto, ragazzi, allora io direi di dirigerci nuovamente verso l'atrio principale. Da qui ovviamente adesso abbiamo di nuovo libero accesso ai sotterranei, per cui non ci resta che tornare di sotto. Penso di aver completato quello che mi ero prefissata appunto di completare in questo episodio, anche se appunto adesso mi direte: lasciate un sacco di oggetti nella centrale di polizia. Lo so, ragazzi, e non so sinceramente comunque se adesso andare a, appunto, a salvare Ada. Allora, ragazzi, eccoci qua. Questa è la stanza da cui poi ovviamente potremo accedere per salvare Ada. Io direi che lascio un attimo le cose qui, per cui magari riprenderò da qui la prossima volta, perché voglio aspettare qualche altro vostro suggerimento, ragazzi. Se mi suggerite qualche altra cosa prima appunto di fare questo importante passo che non ci permetterà più di tornare indietro. Per cui diciamo che fermiamo un attimo le cose qui. Mi rendo conto che questo episodio è stato molto anonimo, però ci tenevo appunto a fare queste cose che mi avevate suggerito voi. Per cui, ragazzi, lasciate dei consigli ancora una volta qua sotto nei commenti. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!